Amico o nemico? Era una mattina del tutto normale e piacevole e Zaccarina e il papà erano seduti a tavola in cucina. La mamma era già andata al lavoro, il papà leggeva il giornale e Zaccarina stava mangiando la pappa d'avena. Ma proprio quando era tutto più normale e piacevole che mai, il papà alzò gli occhi dal giornale. Ah, giusto, disse, la mamma ha detto che oggi viene qui in visita la nipotina di Peterson. Pare che abbia la tua stessa età. Zaccarina conficcò il cucchiaio nella pappa d'avena. Il vecchio Peterson era il loro vicino, ma nessuno aveva mai parlato dell'esistenza di una nipote, non a Zaccarina almeno. E non le andava affatto a genio di venirlo a sapere così all'improvviso e nel bel mezzo della colazione, poi. Una nipotina? Ah, e a me, scusa, fece Zaccarina, che mi importa di quella? Perché dici così? Chiese il papà. Magari vuole giocare con te. Ma non è detto che io voglia giocare con lei, obiettò Zaccarina. Il papà le lanciò un'occhiata strana, ma non disse niente. Zaccarina prese la corda per saltare e uscì. In giardino fece alcuni giri di corsa e si mise a cantare piuttosto forte. Ogni tanto sbirciava in direzione della casa di Peterson, ma non si vedevano né lui né la nipotina. E poi pensò. A me che mi frega. Fece ancora un giro intorno al melo e all'altalena, poi decise di scendere in spiaggia. Lì trovò il lupo sabbioso che si lucidava la pelliccia, seduto sullo scoglio piatto che sporgeva il mare. Brillava come oro al sole, dalla punta del muso fino alla punta della coda. Come sei bello! Esclamò Zaccarina. Eh già, rispose il lupo sabbioso. Come sto qui dietro la nuca? Benissimo, devi andare ad una festa? No, spiegò Lupo sabbioso, devo vedere un'amica, carissima, raggiante, meravigliosa, tonda, gialla e soprattutto simpatica. Ma allora io non avrò nessuno con cui stare, disse Zaccarina delusa. Lupo sabbioso le appoggiò la testa sulla spalla e spiegò che avrebbe incontrato l'amica solo verso sera. Sai, la si vede in giro soprattutto al buio, aggiunse. E come si chiama? Domandò Zaccarina. Prova a indovinare, disse Lupo sabbioso. Ma Zaccarina non indovinò perché aveva visto qualcosa, che doveva subito investigare. Nella sabbia bagnata c'era una fila di orme, una lunga fila di cui non si vedeva né l'inizio né la fine. Lupo sabbioso saltò giù dalla roccia e annusò le orme. Piedi di bambina, disse, sono passati di qui e da poco anche. Zaccarina appoggiò delicatamente un piede su una delle orme, quasi le vennero i brividi perché corrispondevano perfettamente. Come si fa a sapere se uno è amico o nemico? Chiese Zaccarina. Ma è più o meno come la roba, come con la roba da mangiare, rispose Lupo Sabbioso. Bisogna provare. Ma va, disse Zaccarina, mica si può assaggiare la gente. No, però la si può guardare negli occhi, ribatté Lupo Sabbioso. In genere basta per capirlo. Zaccarina cominciò a seguire le orme, un passo alla volta. Attraversò la spiaggia, fece il giro dello scoglio, oltrepassò il canneto, raggiunse la spiaggia di Peterson e poi il suo casotto per le barche. Lì, dietro l'angolo, sparivano le orme. Zaccarina si appiattì contro la parete e si sporse piano piano. Proprio dietro l'angolo c'era una bambina. Era immobile, come se stesse aspettando lei. Erano più o meno della stessa altezza e talmente vicine che i nasi per poco non si urtarono. Zaccarina guardò l'altra bambina negli occhi. Erano castano, con un pentolino nero in mezzo. E in fondo a quegli occhi Zaccarina vide qualcuno che riconobbe. Vide se stessa, simile a una minuscola immagine riflessa in uno specchio. Tu hai camminato sulla mia spiaggia, sentenziò Zaccarina. E tu sei su quella di mio nonno, rispose l'altra. Come ti chiami? Chiese Zaccarina. Carina, disse l'altra. Ma allora facciamo rima, esclamò Zaccarina, perché io mi chiamo Zaccarina. A quel punto scoppiarono a ridere, tutte e due. Carina rideva e anche Zaccarina rideva e in fondo ai loro occhi ridevano le immagini riflesse. Poi giocarono insieme tutto il giorno e quando per Carina fu ora di andare via, Zaccarina la salutò con la mano dalla strada. Una volta a casa il papà volle sapere cosa avevano fatto insieme lei e Carina.
Zaccarina glielo raccontò, ma senza dire proprio tutto. Non raccontò niente della faccenda del gatto di Peterson, per esempio, e neanche delle arrampicate sull'abete. Adesso siamo amiche, io e Carina, disse, e magari una volta o l'altra andrò a trovarla in città. Ti ricordi stamattina, chiese il papà, non volevi giocarci per niente? Sì, ma non l'avevo ancora vista, rispose Zaccarina, e non sapevo che facevamo rima. Scese la neve, scusate, scese la sera e poi la notte. Zaccarina dormiva e Carina dormiva, ma uno che non dormiva era Lupo Sabbioso. Sveglio e selvatico, aspettava la sua amica sulla spiaggia. Ed eccola arrivare, grande e tonda e gialla, salì alta nel cielo, gettando la sua luce d'argento sulla terra e sul mare. Oh, tu, carissima e notturna amica, luna piena, sospirò Lupo Sabbioso. Poi non aggiunse altro, ululò e basta. Ma anche se lui non pronunciò nessun'altra parola, la luna capì ugualmente cosa intendeva, perché gli amici capiscono quasi sempre.